Scusate, abbiamo messo un attimo in pausa perché abbiamo messo a tavolo i zapper. Vabbè, comunque adesso ci troviamo in questa stanza che puzza di merda perché ci troveremo in una specie di zoo. Adesso praticamente questi due incoglioniti incontrano sempre quei Bigfoot formati impiccioliti. Vabbè, qui metto di nuovo pausa perché il Nouchoc deve avere dei difetti. Dopo una lunga attesa di circa 3 secondi, ripartiamo. 1, 2, 3. No, ancora qualche altra cosa, ancora 3 secondi in più. 1, 2, 3. No, perché sapete, la Willzapper. Io ho due tipi di pistola, la Willzapper e un altro fucile. Allora, prima ho dovuto fare il passaggio dal fucile alla Willzapper. Allora, per montare la Willzapper ci ho messo tempo. Perché prima l'aveva smontata, l'aveva montata uno schifo prima, e perciò l'ho levata. Poi adesso ho avuto l'occasione di metterla un'altra volta e ho messo il gioco in pausa. Credo che adesso l'abbia montato, non so. Ci vuole un po' ancora una lunga attesa. Vabbè, se io avendo le mani fragili, che non è vero neanche, me la prendevo con comodo, ecco. Caro Leon Kennedy, quanto tempo ci vuole? Che non mi ricordo neanche che ha fatto tutta questa attesa gigante per aspettare di montare una Wizapper. Siamo pronti allora, Leon Kennedy? Siamo pronti? No, non siamo pronti. Siamo pronti? Immagino che siamo pronti. Quel ditino mi sembra un pochino sospetto il movimento che fa. Certo che ci ho messo parecchio a montare la Wizapper. Durante le riprese. Ah, ecco fatto. Ed ecco che compaiono queste scimmie di merda che purtroppo hanno attaccato e dove premere un pulsante del telecomando non ce l'ho fatta schivare. Mi hanno dato un cazzotto in bocca con quegli artigli schifosi. Chissà dove l'hanno messo gli artigli, l'hanno messo nella spazzatura in testa a una persona morta. Che schifo, non immagino cosa avrebbero fatto con quegli artigli. Adesso ci. E mentre io sto per morire, infatti adesso questo pezzo di merda mi ha dato l'ultimo colpo. Sono morto, però mi sono ripreso perché ho trovato lo spray di primo soccorso prima di arrivare qui. Se guardate bene il video lo troverete nascosto dietro a un mobile sotto a un velo, che cazzata però dico io. La nascondo dietro a un mobile, qui sono veramente dei coglioni. Dopo aver distrutto l'estate, eccoci entrati in quella stanza che dicevo che era difficile, che adesso sarà diventata una cretinata. So che questa stanza in realtà non è difficile, per me è stato veramente molto difficile risolvere questo problema. Morivo sempre. Tutte le volte che ci proviamo arrivo sempre. Alla fine devo conservare soltanto un paio di granate per risolvere il problema. Il problema erano queste sanguisughe che ti succhiavano sempre la faccia e ti facevano uscire tutto il sangue. Talmente che mi avevano succhiato la faccia e mi avevano fatto le fosse in faccia, secondo me. Sicuramente avevano fatto le fosse a questo Bill Turner, come si chiama lui. Poi, il secondo problema sono questi uomini di merda che si formano con le sanguisughe. Sono veramente proprio bastardi, danno uno schiaffo. Uno tutta la vita, metà vita, già sono bene combinato io con quella vita. Figurati se loro mi danno uno schiaffo. Comunque se è preciso basta lanciare una granata, come ho fatto adesso, e muoiono. A quest'altro invece ve lo avete voi col mitragliatore, e finisce là. Muoio pezzo di merda, muori, 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 muori. Adesso uccidiamo questi qui sotto la porta, schifosa. Che se ne volano via come dei birilli, anzi come dei barattoli di Coca-Cola vuoti, quella fatta di alluminio. Se ne volano tale e quale questi sanguisughe schifose. Eccoci fuori dal tetto, e adesso incontreremo il pipistrello formato gigante, sì! Vabbè, adesso deve partire la sequenza narrativa originale del gioco, perciò io mi scuso ancora per la mia stupidità che ho cancellato le parti non facendole apposta. Vi lascio la parte originale del gioco, arrivederci. Harry Potter. No, questo era formato gigante. Harry Potter. Ah, beh, il boccino Il bocchino. Harry Potter. Pipistrello gigante. Cioè, qui c'è tutto il formato gigante. La scorsa volta c'era la costa formato gigante, adesso c'è il pipistrello formato gigante. No, ma sta. Come siamo iniziati Harry Potter? A chiesa battere. A che sta giocando? Dracula, pezzo di merda contro Dracula. Se riuscite a me, forse è merda. Pezzo di
settimana. Quando pensi ma è come un uccello? Arrivi la ruscella! Oh, vista la merda, va! Sì, merda, vista la merda. Non devi andare da lì, come ci va? Ehi, un po' taglio fa bene, mi faccio piangere. Mi faccio piangere un po' di me. E per forza, ci credo, quello è il movimento, come faccio a farmi la tua bella? Attieni, la tua bella, attieni, amici. Stai a scala, via a scala. Sai, è un gro, un gro. Attieni, sta un bel nascala, lui, fa un prezzo. Chi te lo fa scala, a spara? Lo fa scala, spara a lui. Guarda com'è cocchio. Guarda com'è cretino, guarda com'è cretino, la ciuccio, guettola. Ah, perfetta questa. Un po' per l'alito più solente. Quanti livelli sono? Ma che ne so io? Mitragliatrice? Mitragliatrice o donna? Eccola. È molto. No, non è ancora. Siamo ancora fino a malapena all'inizio. E allora il giorno non vuoi tu. Non si può dire. Non l'ho visto qua. Perché? Non si trova. Questa pistola di merda quando pazzo vuole? Ma vuoi dire pezzo di merda? Lato, andiamo su. Un decali! Se vogliamo chiudere quella di carne. Impidiamo in gabbia questo fottuto. Guarda che storia lì! Di Dracula per conto della lingua. Che la lingua. Ah, sì! È morto sto pezzo di cacca. Pezzo di cacca. Merda, tutta merda che ha fatto, pezzo di merda diventa una cagata enorme sto corso. Perché ogni pezzo di merda che hai, te lo vuoi mettere insieme quando non esce più. E vabbè, avete visto questa gameplay? Mi scuso ancora per le parti d'audio che sono state tolte. Comunque, ci vediamo alla prossima parte di Resident Evil The Umbrella Chronicle. Arrivederci da Leonke95. Vincenzo. Arrivederci.